mi sono messo un po' a leggere, non approfonditamente, non ho letto completamente il libro, però mi è sembrato di questo punto che vi leggerò, sono fatto 5 pagine, che sia molto incisivo, fa capire molto anche il titolo del libro, appunto, e praticamente si tratta di una persona che lavora in ospedale e ritrova una persona che conosceva anche da bambina. Quindi è una persona che aveva già un legame forte e che lo ritrova in questa circostanza, una circostanza abbastanza drammatica. Durante l'evoluzione di questo rapporto, che poi si sta avendo, accade un fatto importante all'interno appunto di questa vicenda. Volevo appunto leggere questo punto qui. 10 novembre 2017, venerdì, ore 20:20. Pronto? Daphne? Scusa se ti chiamo a quest'ora, sei al lavoro, vero? È Renata. Strano mi telefona a quest'ora, si sarà dimenticata di darmi qualche notizia importante sul paziente. Sì, sono di turno di notte, dimmi pure. E rispondo seduta nella stanza del medico di guardia davanti al computer. Poco fa ho chiamato Marco per sapere come sta, ma mi ha risposto il figlio maggiore e mi ha detto che è ricoverato in rianimazione da noi. Era molto preoccupato, mi ha detto che è grave, non sa se ce la fa. È come se qualcuno mi avesse colpito con una pugnalata. Mi manca il respiro. Percepisco i miei battiti cardiaci fino in gola. Divento tutta rossa, gli occhi mi si riempono di lacrime. Mi sembra di svenire e per fortuna sono seduto, altrimenti cadrei a terra. Ma cosa è successo? Rispondo con voce flebile. Ha avuto un incidente in auto oggi nel primo pomeriggio, dopo che è stato licenziato qualche giorno fa. Non so se ho fatto bene a dirtelo. Ma certo, sì, hai fatto bene, ti ringrazio. Nonostante tutto quello che mi ha combinato, ha continuato a volerti bene, ho sempre sperato che avremmo fatto pace. Apro velocemente la cartella elettronica di Marco. Leggo parola per parola, senza tralasciare nemmeno una virgola. Ho il terrore di scoprire che davvero non ha speranza di sopravvivenza. Ho sempre avuto paura che sarebbe morto prematuramente, fin quando ci fu la diagnosi di tumore alla costa. Man mano che leggo, le lacrime mi scendono sempre più copiose. Il referto dice: auto contro guardrail. All'arrivo del soccorso, GCS3, emodinamica stabile. IOT, penso era già grave da subito. È stato intubato sul luogo dell'incidente. Trasferimento a pronto soccorso, dove giunge in shock emodinamico, ecofast addome positivo, per cui viene sottoposto in emergenza all'apolotomia esplorativa con splenectomia. All'ATC, cranio latile, emorragia sottodurale ed SA diffusa. Potrebbe non risvegliarsi mai più. Fratture costali multiple a sinistra dalla prima alla undicesima costa, a destra frattura della seconda, terza, quarta e quinta costa, fratture vertebrali dei corpi D5, L2, L3, mio Dio, potrebbe rimanere paraplegico, fratture di entrambi i femori, frattura da scoppio del piede destro, potrebbe non camminare mai più, rimanere. Viene sottoposto ad intervento di svuotamento cranico dell'emorragia, all'inizio importante ipotensione con quadro di shock ipovolemico, sostenuta l'emodinamica con amine ad alto dosaggio e infusione di GR, PLT e PFC. A fine intervento il paziente viene trasferito in rianimazione. Le gambe tremano a fatica. Mi alzo dalla sedia e vado in bagno. Faccio un respiro profondo, cercando di calmarmi. Mi guardo allo specchio, gli occhi sono gonfi per le lacrime. Devo smettere di piangere. Devo farmi forza, devo vederlo subito. Anche se starò male, da morire, ma mi lavo il viso, cerco di rendermi presentabile, faccio un altro respiro profondo e apro la porta verde della stanza ed esco. Mi dedico verso la rianimazione, quasi correndo, percorro il lungo corridoio, ma quando sono giunta a metà squilla il circondario di guardia. Dottoressa, presto, venga al pronto soccorso, è arrivato un uomo con un sospetto infarto, è l'infermiere che mi sta chiamando. Va bene, arrivo subito, dai, intanto fargli un elettrocardiogramma, un prelievo ematico per gli enzimi cardiaci e chiamate anche il cardiologo, rispondo io. Giunta al pronto soccorso insieme al cardiologo, mi occupo dei pazienti, ho un infarto in atto, quindi devo accompagnarlo in sala per un'angioplastica coronarica con un impianto di stent. Rientro alle 23:30, dopo la procedura. Mi dirigo quindi verso la rianimazione per vedere Marco, quando vengo chiamata sul cellulare del medico ortopedico di guardia. Daphne, dobbiamo riparare una frattura bilaterale di gamba esposta e anche la frattura di bacino. Abbiamo la sala operatoria, ti aspettiamo. Vado subito al pronto soccorso per dedicarmi al mio paziente, che è piuttosto impegnativo, ha perso molto sangue. Poi ci sposteremo in sala operatoria. 11 novembre 2017, sabato.
L'intervento ortopedico si protrae per diverse ore. Appena terminato, le 5:20, accompagno il paziente in rianimazione, dove è ricoverato anche Marco. Come entro in quel reparto, il mio respiro si fa poco profondo, quasi affannoso. Ho un'accelerazione dei battiti cardiaci. Mi manca la saliva. Appena entro nella grande stanza, lo individuo subito. Il mio sguardo si ferma su di me. Ma in questo momento devo occuparmi del mio paziente e darle consegne alla collega rianimatrice. Quando è tutto sistemato, sono le 6:30 del mattino. Quindi chiedo alla collega: scusi, ma come sta Marco Landolfi? Lo conosci? Sì, è un amico, ho detto la cartella clinica. Come sta procedendo? Ma ha perso molto sangue, è talmente instabile che non abbiamo ancora nemmeno potuto portarlo in sala operatoria per le fratture ossee. Continuiamo a somministrargli gli amini per sostenere il ciclo. Ho commosso subito. Ma Daphne, ti senti male? Sei bianchissima. Perché non un attimo a distenderti? Sei stata in piedi per tutta la notte. Grazie, sono un po' stanca, ma vorrei stare un attimo con lui. La collega: solo un miracolo può salvarmi. Ho un nodo alla guia, debutisco, la vista mi si annetta per le lacrime. Ancora la collega: ah, è venuto a trovarlo solo figlio maggiore, ma non ha nessun altro? Quando è arrivato era positivo ad altro test, i valori erano molto alti. Inoltre ha assunto anche benzodiazepine. Dalla dinamica dell'incidente sospettiamo che si tratti di un tentativo di suicidio. È successo oggi alle 15:30 circa, andava ad una velocità molto alta in autostrada, sulla 11, vicino all'uscita di Montecatini. È finito contro il guardrail, probabilmente ha perso il controllo dell'auto. Pensiamo sia un alcolista, gli esami epatici sono disastrosi. Io poi non lo sapevo, però tieni conto che ha avuto anche un controsarcoma a livello costale. E dopo poco anche un sarcoma al femore, dove è stato operato in seguito, ha fatto anche chemio e radioterapia. Però attualmente per la parte tumorale sembra che le cose stiano tranquille. Lo guardo. È in coma. Respira solo grazie a una macchina, a drenaggi cranici, toracici, addominali, sondini un po' ovunque. Ti prendo la mano e la stringo tra le mie. Rimango così, seduta accanto, con la testa appoggiata sul letto. Marco, non puoi morire senza di me. Ma cosa sto dicendo? Forse sarà la stanchezza, perché quando si tratta di lui mi ritrovo a dire e pensare cose senza senso. Ma io ho due figli a cui provvedere. Davvero, se lui dovesse morire, morirei anch'io. Davvero voglio morire insieme a lui. Cioè, rinuncerei alla mia vita. Ho vissuto per 40 anni senza di lui. Davvero non potrei sopravvivere. Termino il mio turno di notte. Sono esausta. Ma non posso e non devo dormire. Devo occuparmi di Marco. A casa, sotto la doccia, continuo a pensare all'accaduto. Non ho capito cosa mi sia successo in tutti questi mesi. Perché tutte quelle strane coincidenze, quei sogni? Chi mi ha voluto dire qualcosa? E cosa mi stava dicendo? Ad un certo punto ho creduto che fossero tutti segni che mi avvertivano che ero in pericolo e che mi dovevo allontanare da lui perché ci saremmo distrutti a vicenda. In cuor mio però ho sempre saputo che nessuno si fosse preso cura di lui e gli avesse reso la speranza in un futuro migliore. Avrebbe avuto una morte precoce, però non credevo che sarebbe arrivato a tentare il suicidio. Ma si può davvero cambiare il corso della vita di una persona? Oppure il destino va avanti inesorabile, qualsiasi cosa si dica o si faccia. Ma esiste un libero arbitrio? Guardando il cellulare mi accorgo che oggi è il giorno 11-11-2017 e che quindi ieri era il 10-11-2017, data in cui lui avrebbe dovuto morire secondo il sogno che feci lo scorso anno. Questo vuol dire che il destino è già scritto. Ma se oggi è il giorno 11-11-2017, significa che è già passato il giorno 10, quindi forse può salvarsi. Io prego quella forza misteriosa che in questi mesi mi ha accompagnato. Gli chiedo di salvare Marco. Mi prenderò cura io di lui, lo prometto. Se muore lui, sento che morirò anch'io. Come è già successo, dico delle cose che non capisco. Chi è che sta parlando al posto mio? Non ho mai creduto possibile l'esistenza di un amore che sfida la morte, di un amore che uccide una persona se l'altra muore, di una simbiosi così perfetta che l'altro non può sopravvivere se uno dei due muore. Eppure ho detto io stessa: non puoi morire senza di me. Le parole mi echeggiano in testa, sono parole incredibili di un amore eterno. È vero che era successo di non poter vivere senza l'altro in tutte le repressioni, in tutte le vite che abbiamo vissuto insieme, ma io non ci ho mai creduto. Mi vesto e torno in rianimazione. I colleghi mi guardano e non capiscono perché mi stia prendendo tanta cura di quel paziente. Non mi importa, pensano che cosa vogliono. Mi siedo accanto a Marco, vorrei accarezzarlo, gli prendo la mano tra le mie.
non puoi morire. Perché se muori tu, morirò anch'io. Io ti amo e ti ho sempre amato, fin da quando eravamo bambini. In quel momento sento una leggera pressione sulla mia mano. Stai cercando di stringermela, o è solo una mia sensazione? Forse la mia impressione, il mio desiderio. Amore mio, insieme supereremo qualsiasi problema. Non ti lascio andare adesso e non ti lascerò mai più. Marco cerca di aprire gli occhi, vedo dei leggeri movimenti delle palpebre. In quel momento iniziano a suonare gli allarmi della frequenza cardiaca e della respirazione. Sta iniziando ad uscire dal coma. Marco, vivi, sì, vivi per me. Resteremo insieme per sempre. Niente, nessuno ha più importanza. C'è solo lui, sarà così per sempre. Ci aspetta un lungo cammino, ma lo faremo insieme e insieme ce la faremo. Ne sono certa. Questo è un romanzo d'amore, ma è anche un po' un giallo, a un certo punto sfocia anche nel paranormale, senza appunto stare a raccontare esattamente la storia. Come nasce l'idea di un romanzo del genere? Intanto quando l'hai scritto? Un anno fa, 10 anni fa? No, quando? Sedicetto, ecco. Raccontaci un po'. Benissimo. Preferisci così? No, penso, sì. Io non faccio fatica. All'inizio è stato scritto un po' di getto, poi dopo vabbè, cioè, si mette mano, si rima, si riguarda, sì, perché la scrittura di un romanzo non è così facile, diciamo. Io non avevo mai scritto un romanzo, o meglio, ne avevo scritto uno, però l'ho lasciato lì e diciamo che questa è la prima volta che poi decido di scriverlo effettivamente e pubblicarlo. E non è assolutamente una passeggiata, anche perché sono 300 pagine, vi assicuro che è una grossa fatica. Prima si fa una prima stesura, ci si diverte a scrivere di getto, è sicuramente molto bello, poi però si deve rimare, qui rimare, e poi c'è sicuramente tanto studio dietro. Cioè, sembra una cosa banale, ma in realtà per scrivere un libro, poi dipende che libro si scrive, c'è da studiare veramente tanto. Avevi già in mente tutta la scaletta? In realtà no, non, quando scrivo, perché ho sempre scritto fiabe fino adesso, però è come se leggessi un libro, cioè non mi piace sapere come va a finire, mi piace viverlo piano piano. In corso d'opera decidi l'evoluzione. Sì, mi piace viverlo, gustarlo come se leggessi un libro, e quindi lo invento via via. E anche la struttura diario, perché chi lo leggerà se ne accorgerà, cioè proprio ora, data, e sì. Racconto, ora date racconto, è un modo di diciamo di fare un romanzo che hai scelto perché? Perché magari fin da bambina ho scritto i diari e quindi mi è venuto spontaneo mantenere questo tipo di scrittura, per me era più semplice. Ora rispondiamo alla domanda che avevo anticipato, quanto c'è di autobiografico, se c'è di autobiografico in questa storia? Diciamo che in qualsiasi personaggio c'è l'autore, quindi io sono Marco, io sono Daphne, io sono la psicologa a cui si rivolgerà, sono sempre io in realtà, anche se di autobiografico, alla fine c'è poco, diciamo, c'è tanta lettura dietro, ci sono tantissimi libri, ad esempio, di ipnosi regressive, perché i due protagonisti sono due persone che si rincontrano vita dopo vita e si ritrovano a fare spesso lo stesso percorso. E quindi Daphne, a un certo punto, Daphne è un medico, una persona lo dice lei stessa, io sono una persona estremamente razionale, quello che non è dimostrabile, le cose che non sono dimostrabili io non ci credo, però a un certo punto si troverà di fronte a delle cose a cui non riesce a rispondere, a capire cosa stia succedendo. Perché si trova una serie di coincidenze tutte insieme e che non riesce a dare delle spiegazioni come mai sta succedendo questo. Fate conto che inizia col vedere un camioncino col cognome di lui nel giro di due giorni, vede poi successivamente in ambulatorio due persone che hanno lo stesso cognome, dopo 3 giorni compare un infermiere con lo stesso cognome di lui, è veramente come bombardata. Allora a quel punto capisce che c'è qualcosa di strano, si guarda indietro un attimo e vede che
in realtà queste strane coincidenze ci sono sempre state. Del resto le coincidenze capitano a tutti noi, quindi non so, uno pensa a una persona, quella persona ti telefona, oppure è tanto che non vedi una persona e stranamente ci pensi e dopo pochi minuti la incontri. Quindi le coincidenze sono cose che in realtà capitano a tutti noi e che ci diamo un giusto peso, nel senso sì, ci sono, ma poi non è che... Invece qui diventano la struttura portante. Diventano una struttura perché in realtà ci sono in modo ossessivo, cioè lei in 20 giorni incontra 9 persone che hanno lo stesso cognome. Cioè lei è come bombardata da tutte queste cose, quindi a questo punto, essendo una persona estremamente razionale, non riesce a capire quello che sta succedendo. Ci sono le sue amiche, lei si rivolge solo a 3 amiche perché un po' perché ha paura che le diano di pazza, perché non riesce a capire come mai succede questo. Sono io che sono una visionaria che le vedo dappertutto e infatti magari chiama anche a testimone l'amica, dice guarda c'è anche questa persona qui che ha lo stesso cognome, la vedi anche tu come me, la chiama proprio a testimonianza. E le amiche danno delle spiegazioni diverse. Una delle amiche pensa che sia lei che in qualche modo attrae tutte queste cose tutte uguali. Cioè risponde un po' a quella che è la legge di attrazione. Non so se voi avete mai letto libri che ora vanno abbastanza di moda, no? Questo discorso della legge di attrazione. Più si pensa una cosa, più la si pensa con vigore e più questa cosa poi mi si manifesta nella mia vita. E questa è la legge di attrazione. Ma ci possono essere anche altre spiegazioni e le altre due amiche infatti le cominciano a dire ma no guarda secondo me questo è indice di un qualcosa di diverso, probabilmente avete vissuto delle vite precedenti insieme e quindi è quella la spiegazione. Daphne a questo punto si rivolgerà a una psicologa e la sottopone delle ipnosi regressive che sono delle tecniche particolari di ipnosi che consentono di vedere le vite precedenti e lei scopre che ha vissuto con lui varie vite. Riguardo alle ipnosi regressive noi abbiamo tra l'altro il presidente nazionale che è un anestesista, per cui più di così. Quindi c'è anche diciamo nel romanzo parte del tuo lavoro. Ma noi non l'abbiamo mai fatta, però una parte medica, conoscenze mediche. L'ipnosi regressiva è una tecnica che viene utilizzata da alcuni medici per liberarsi da dei problemi molto profondi. Quindi è qualcosa che va al di là dell'ipnosi dove ci si ferma all'infanzia, in quella regressiva invece si va indietro. Ma nella struttura del romanzo, quando racconti di queste vite vissute in passato, è solo fantasia o pensi che effettivamente ci sia questa... Le risposte non ci sono, purtroppo, come non ci sono sulle coincidenze, e anche lì va fatto tutto un discorso. In realtà, allora, la lettura del romanzo può essere fatta a vari livelli. O lo prendiamo come un romanzo giallo-rosa e quindi una storia, eccetera. Oppure il messaggio però profondo è diverso del libro, cioè è molto ruota tutto intorno alle coincidenze, cioè la coincidenza fa parte di un disegno più grande di qualcosa, e questo è il vero problema che si pone dentro il libro, cioè se io sono nata qui per caso vuol dire che le coincidenze sono un caso e quindi ci sono così, non hanno senso. Ma se io penso che tutto abbia un senso, che quella coincidenza abbia un senso e che io non sia qui per caso, quindi, cioè è tutto comunque una specie di cerchio, perché nulla è più casuale, cioè sono tutte cose legate una all'altra. Però personalmente mi piace più pensare che non ci siano coincidenze che non hanno alcun significato, ma che le coincidenze abbiano un significato, perché se niente ha un significato vuol dire che la nostra vita alla fine non ha significato. Non so se sono riuscita a spiegarmi, perché è un discorso abbastanza complesso, non è facilissimo, però il fatto che comunque
pensare che non ci siano coincidenze e che quindi non che sia tutto un caso vuol dire che quando noi moriamo la nostra morte vuol dire la fine di tutto quanto. Se invece pensiamo si sfocia nella fede del trascendente, certo, perché a un certo punto Daphne che si rivolgerà da la psicologa vorrà sapere come mai ci sono queste coincidenze, cioè si chiederà se effettivamente esiste un destino, perché poi ammettere che non ci siano coincidenze, ammettere che ci sia un destino ci apre la porta verso tantissime altre problematiche, cioè se c'è un destino chi l'ha scritto, chi è che tira le fila, com'è, e se poi c'è un destino che tutto è già stato preordinato, a quel punto non ha senso nemmeno vivere. Questo lo dice Daphne quando parla con la psicologa. Dice: allora, se io mi sogno con il l'uccelletto, che la parte che c'era prima, che lei a un certo punto sogna che lui muore e sogna una data, e quando lo ritrova, in effetti è la stessa data in cui lui è in rianimazione. Lì, la parte successiva, lei parla con la psicologa chiedendosi: ma se le cose stanno così, il destino quindi è già scritto, e se è già scritto io non ho modo di farci niente, e quindi c'è il problema tutto lì, poi del libro arbitrio, eccetera. Cioè si aprono, diciamo che il libro, se letto in questo modo, ti apre a tantissime domande, e purtroppo le risposte, ognuno, le risposte certe non ci sono, e ognuno deve trovarla dentro sé alla fine la risposta. E in base alla risposta che ognuno si dà, imposta la sua vita. Quindi può essere religiosa, perché comunque pensa che ci sia un Dio che comunque ha fatto questo mondo, eccetera. Può essere invece nichilista, che a quel punto pensa che la coincidenza non esiste, non esiste niente, e quindi poi non c'è più nulla. Il libro, o meglio il romanzo, l'hai scritto per te o per i lettori? Diciamo, a un certo punto volevo veramente smuovere queste domande, volevo proprio nascere queste domande sul lettore. Quindi è una tua esigenza di porre la domanda agli altri? È una mia esigenza, sì, sì. Curiosità, anche perché poi ho letto tantissimi libri sulle ipnosi regressive, sulle coincidenze, eccetera. E niente, però era anche un modo comunque di comunicare agli altri anche tutte queste cose che comunque avevo letto, e che volevo anche sapere che cosa ne pensavano le persone, anche se si apre un capitolo. Molto ampio. Certo, perché sono le domande dell'esistenza in pratica, quindi insomma la copertina così rosa. Un romanzo è un po' meno leggero di quello che potrà sparire vedendo le due sequenze. A un certo punto, cioè come spesso le persone cominciano a leggerlo, poi c'è una certa pagina vira, adesso 152. C'è una pagina dove vira e si trova in un mondo tutto diverso, del paranormale, delle cose che non si capiscono, e non è quello che sembra. Bene, io credo che con questa frase si lascia abbastanza incuriositi e si può cambiare libro. Vai, Daniele, con l'altra lettura. Fantasi, certo, lo strumento. Molto fino all'orlo. Io qui invece ho preso è una fiaba, un mondo fantastico, così, per farci capire un po' la location, il posto dove siamo, un po' i personaggi che ci sono. Ho preso le prime pagine del libro che spiegano un po' la situazione in cui siamo, i personaggi, e poi accade un fatto in questo posto, un fatto, e qui appunto vi leggo proprio questa introduzione che porta a questo fatto, senza di viaggio almeno. Chissà dove e chissà quando c'era un paese sbilenco, dai contorni sfumati e irregolari. Stava là, sulle pagine piatte di un quaderno a righe, come visto da un velo appannato, o traverso la pioggia, impreciso e incoerente, per certi versi molto simile a una provincia del nostro tondo pianeta. Non so, può darsi che questo posto esista davvero. Ma credo sia improbabile, visto che in questa storia compaiono tra i suoi abitanti ragazzini, lucertoli, gatti, tutti parlanti. Narrerò una storia piccola in cui lo spazzino Almalinda si trovò ad affrontare le sue inquietudini e un pericolo che l'intera Mandalchiri apparve correre.
E non sapendo bene come si raccontano queste vicende, parlerò al passato. Era un microscopico paese quieto, sede di un ancor più minuscolo regno, ordinato, organizzato, monotono e per questo adatto a una vita piana e senza troppi imprevisti. La maggior parte degli abitanti era davvero affezionata ai luoghi più caratteristici, il palazzo reale, la piazza, la chiesa, il cimitero, capisaldi immobili della civiltà. Molti stavano lì annichiliti, indifferenti a tutto il resto. Solo qualcuno pareva annoiato o stanco di vivere quel tipo di realtà, ma era comunque sempre troppo indaffarato a mantenere ben oliati tutti gli ingranaggi del marchingegno, troppo impegnato a non questionare su alcunché. In particolare, uno si vigilava continuamente nel suo scomodo letto quotidiano, un giovincello schivo, introverso, timido e pauroso di rivelare a se stesso l'esistenza del proprio rancore, del fiere, della volontà di uscire quel tanto che basta dai soliti vincoli. Insomma, uno come tanti ce n'è. Era lo spazzino del paese, Alba Linda, conosciuto da tutti per essere quello che portava via ogni giorno l'immondizia e talvolta per essere uno che faceva anche altro tipo, mangiare, bere, qualcosa con gli amici, divertirsi, guardare la TV, insomma uno che viveva anche una vita fuori dalle strade e da sacchetti sporchi. Non che Alma disprezzasse ciò che faceva, certo, no. In ogni caso non era possibile rifiutare il proprio ruolo a Mandalchia. Forse sembrerebbe improbabile, ma là il lavoro una volta scelto, o accettato, o ereditato, non si poteva cambiare. Per farlo c'era un iter burocratico, lunghissimo, contorto, che doveva approdare a un'unione del regno, un consiglio in cui i membri dovevano attentamente valutare le argomentazioni dei richiedenti, rivedere il tutto il suo curriculum, dei dettagli, e poi soppesare e parlottare, valutare e infine emettere una sentenza. Insomma, era un paese con delle regole viziate, soprattutto per quanto riguardava il lavoro stipendiato. In tal modo erano nate tante altre occupazioni che a noi sembrerebbero parecchio strambe, degne forse di un cartone animato: la pettegola, lo sgruffone, il burlone, la bellona, il mendicante cortese e il mendicante spacciato, l'esibizionista, il picchiatore, il curioso, lo spauracchio e via di seguito. Era apparso il giorno con un sole agitato, schiaffi alle colline e ombre nei punti più impensati. E tra questo spezzettarsi di buio in una stanza, Alma si svegliò dal sonno di una notte. Si stiracchiò, sbadigliò con gli occhi ancora socchiusi, aprì le finestre. E i raggi si ficcarono lesti anche in camera sua. Scoprì di essere di buon umore e decise di andare in giro dai suoi amici gatti per fare due chiacchiere e magari anche colazione. Allora si vestì cercando di fare del suo meglio, così da poter passare in mezzo alla piazza in maniera decente o almeno per non sputare troppo senza la mazza in mano. Era il giorno di riposo per tutti i sudditi del re, simile un po' alla nostra domenica, come oggi. Uscì e si incamminò verso il margine delle case, tutto attorno sembrava finto per quanto era perfetto. L'aria sapeva di pane fresco e odorava di caramelle, fiori di stoffa sbocciavano dappertutto e dalla fontana zampillavano. Avrebbe voluto urlare, danzare, fare l'idiota, ma era tranquillo, perché non era il pazzo del villaggio, e comunque anche i pazzi quel giorno erano di festa e non potevano fare follie. Stava andando a trovare i gatti della foresta, la loro famiglia era una delle più antiche e conosciute della zona. Vivevano da generazioni nel bosco e solo di lato si facevano vedere i paesi. Li chiamavano assassini. Il nome fa subito capire quello che erano diventati, dopo che un loro antenato, molto tempo prima, aveva ucciso ben tre abitanti del luogo, non si sa bene in che circostanze. C'era stato un assassino per soldi, uno per paura e uno mercenario, uno per divertimento e uno per curiosità. Gli amici di Alma, quelli più cari, erano due fratelli, di cui solo il più grande voleva continuare la tradizione familiare. Quello più giovane, invece, era convinto di diventare santo e cercava quindi di portarsi avanti con i miracoli nel tentativo di redimere anche il resto della stirpe. Erano falso e luce, lo yin e lo yang di quella strampalata famiglia. Era proprio falso l'amico che Alma stava andando a trovare. Come criminale non aveva ben chiaro perché avesse in corso la vocazione del coltello, forse era solo la genetica e con quelle unghie e quei denti affilati gli dava una falsa convinzione. Ancora comunque non aveva accoppato nessuno. Era una specie di domenica, quindi il giorno del riposo. Giorno a metà fra la fine e l'inizio, giorno di stasi, di paralisi. Massimo grado della routine, innalzato un momento di evasione. I bambini giocavano, ridevano, correvano, cadevano, unici autorizzati a fare le stesse cose di sempre. Nel caldo brodo del settimo giorno stavano immersi anche Alma e Falso, che avevamo lasciato più o meno a fare colazioni. Andarono nel centro del villaggio e Alma si recò alla celebrazione di Predelanto.
Giunse in parrocchia a metà mattina, proprio quando il grosso della gente iniziava ad arrivare per quella che sarebbe stata la funzione memorabile. Convergevano lì tanti menti parallele, racchiuse in corpi variegati e multiformi, muovendosi a frotte verso i banchi della chiesa. Alba si unì agli altri senza apparente sorpresa. Dentro, la chiesa era piena di candele che con guizzi mellifui consumavano un'esistenza tremula, illuminando una mezz'ora per volta quella comunità confusa. Circa altre 80 anime erano arrivate in chiesa, solo poche devote in verità, e per lo più arrancanti nel silenzio forzato di quando inizia la messa. Preterando, sospirò e cominciò per l'ennesima volta un balbuziente rito, cercando di sfangarsela senza troppe figuracce, era sempre così. Per lui ogni funzione era motivo d'ansia, si sentiva un'attrazione, con occhi carichi di aspettativa e motivo di sudarella puntati addosso. Anche se gran parte della messa fu un refrain, consueti formule, consueti gesti. E poi venne la parte creativa, un discorso intricato che non vi riporto e che tanto per la cronaca aveva al centro la questione della coscienza, che a Pretelando venne spontaneo descrivere usando allegorie di uccelli in gabbia, cielo e fuori leggiati contrapposti a macigni e catene. Alma apprezzò, ma non poté pensarci troppo. Perché? Perché arrivò il momento. Fuori, falso, stava aspettando leccandosi la coda e non lo vide arrivare. Torci notte. Lo spronacchio del villaggio piombò in mezzo alla navata quasi correndo, con la campana sdrucita da spaventapasseri che svolazzava tra i banchi. Era colui che faceva paura di mestieri. Usando l'immaginazione, sì, della gente, fece una giravolta, arrivò all'altare, colpì con un leggero schiaffo il prete, che restò lì di stucco senza poter agire, e si mise all'opera con le sue polverine magiche che soffiò in mezzo a ci fu un odore acre, una scintillante rossastro e poi una psichedelia di immagini che turbinò nella testa di tutti, nessuno escluso, anche a centinaia di metri di distanza, all'aperto. Non fu un sogno, non tecnicamente almeno, ma il risultato fu simile alle immagini. E le immagini non furono neppure le stesse identiche per tutti. Ognuno ebbe una propria, particolare percezione dei suoni e delle figure, dei paesaggi, dei movimenti e dei colori. In questo stava la rivelazione. Non si poteva provocare una stessa reazione sensoriale universale, ma ci sarebbe sempre stata una personale interpretazione. L'insieme però poteva dare una certa idea, quella pensata da Torcimente, che sarebbe rimasta impressa come ricordo mitico e sarebbe stata percepita come l'evocazione di un futuro possibile, anzi inevitabile. E sarebbe stato spaventoso come solo i sogni premonitori sanno essere. Immagini. Sabbia leggera sconsacrata a un piccolo cimitero, sabbia, torpore, caldo, colori, la nitidezza accecante dello spazio del deserto. E vedranno in processione, sioriti e fieri, oscurità proiettate altrove, ombre, rosso morboso prima del crepuscolo, continuo spostarsi di punti scuri, astratti, vacui, sorrisi bagnati di venture angosce, ma non c'è alternativa al Monte Rosso. Fa sorgere nuova sabbia, un nuovo senso, un nuovo sforzo. Si prenderanno tutto senza chiederti il permesso, anche del blu oltre al rosso, c'era un ragno, Lucobalto. Poi di nuovo buio e fu tutto. E poi la finestra che restò impressa a posteriori. Fuori non tirava un filo di vento, dissolvenza, sparizione, e poi tutta la visione finì come dentro un grande e denso lago. E fu come se il villaggio si fermasse, paralizzato dallo stupore, non sapendo neppure chi era entrato e né cosa di preciso gli abitanti avessero visto o udito. Tanti sentimenti, dall'angoscia all'esaltazione, si diedero il cambio, ma l'incredulità e il senso dell'inconsueto ebbero meglio. Sabbia, calore, terreno sconsacrato, accenno a un cimitero, smorfie, lentezza, lentezza che durò per 2 giorni. Il popolo si tenne unicamente in vita per 2 giorni, pensando solo a soddisfare i semplici bisogni corporali. 2 giorni che finirono con la necessità di muoversi e ripartire. 2 giorni di paura, stasi, nessuna consapevolezza. Orrore per 2 giorni, neppure quando, molto tempo prima, si erano scoperti 3 cadaveri giù al fiume. Era stato così. Almeno in quel caso si poteva dare un nome a quel che era accaduto, ma stavolta decisamente no. Particolarità di questo romanzo, poi entreremo nel dettaglio, sia che è scritto a 4 mani,
solo che sono tutte e quattro di Samuela, non è un mostro con la piombra, è che il romanzo l'ha scritto a 17-18 anni e poi l'ha ripreso in mano qualche anno fa e lo ha non so quanto modificato, ora ce lo dirà lei, ma quindi ci sono due persone naturalmente in un romanzo così, perché il conto si è a 17-18 anni e appunto quando poi si diventa adulti, quindi c'è un, diciamo, un cocktail di personalità. Vediamo qual è quella prevalente nel romanzo e spiega a Samuela com'è che lei è venuto in mente intanto a quell'età di scrivere un primo romanzo e poi di riprenderlo dopo tanto tempo. Sì, salve, grazie a tutti. Dunque, penso che insomma, se si legge questo libro sia il quesito, no? Che viene in mente per primo. Come mai a 17 anni si scrive, un romanzo, soprattutto un romanzo distopico, che è questo. Quindi si inventa un mondo e ci si mettono dentro delle storie, dei personaggi un po' particolari. Perché già dall'inizio si capisce che ci sono animali, che ci sono esseri strani, un po' fantasy se vogliamo. E infatti mi fa piacere essere qua con queste immagini. Infatti potrebbero essere i protagonisti. Stanno molto bene, insomma, anche come cornice. Diciamo che si può dire che il romanzo un po' Benniciando, Stefano Benni, esatto. Un pochino. Allora, infatti, a quell'età lì, a 17 anni, Stefano Benni era uno dei miei autori preferiti. Quindi, se si parla proprio di influenze, per come ho portato avanti la storia, ci sono Benni, c'è Damien Pennac, e quindi queste storie un po' pittoresche, un po' naif. Magnifiche, esatto. Nomi strani, perché sentivo Alma Linda. E nomi che hanno in sé la loro funzione, perché Alma Linda, anima pulita, candida, così porcimente, è colui che appunto fa della mente un po' quello che vuole. Della Samuela dei 17 anni c'è un po' tutto. Nel senso che la storia è comunque stata scritta a quell'età lì. Il fulcro della storia, il fulcro dei personaggi, e quindi è un po' tutta, diciamo, un romanzo di formazione. Quindi fa parte di quella che ero, di quello che sentivo all'epoca. Quindi qui si parla di un piccolo regno, di un piccolo paese. Io stavo per l'appunto con i miei genitori in un piccolo paesino. Quindi c'è sempre l'autobiografico. Sì, assolutamente sì. Noi andiamo sempre dalla provincia nella provincia per stare in un paesino alle pendici dell'Appennino di Pistoia, già per sé crea un po' una situazione. No? Adesso i 17 anni di oggi sono totalmente diversi da quello che eravamo noi. Prima veramente se eri isolato, eri isolato realmente. Senza, cioè uno smartphone, internet tra gli albori, per cui ci si sentiva davvero un po' soli e soprattutto un po' chiusi in un mondo. Ecco perché ho voluto dare l'idea di un mondo in cui una volta che uno scelta, ad esempio una professione, rimane un po' lì e tutto il libro si permea un po' dell'angoscia dello stare, del sentirsi soffocati e dello stare in una realtà troppo stretta. La Samuela più adulta di fatto ha, ecco, appunto limato molto quello che diceva anche prima Antonella, la fase successiva dopo la prima scrittura spesso era molto corposo, era molto più corposo, ho tagliato veramente tanto perché per me erano tutte storie ausiliarie che però non fornivano in realtà nulla di più agli eventi principali. E quindi la Samuela adulta è quella che si è staccata via via da tante fonde di questa storia, che comunque per chi scrive è una parte abbastanza difficile da fare. Non so se anche Antonella ha questa impressione, ma quando uno scrive qualcosa diventa un po' suo, no? E quindi fa male quasi staccarsi da alcune parti. Una mutazione dolorosa. Però in realtà l'età adulta mi ha aiutato molto. Essendo più quella persona lì, avendo una vita totalmente diversa. Tagliare qualcosa di un altro. Esatto, mi sentivo meno coinvolta. Era come davvero vedere un libro scritto in parte, era così da qualche parte. È autobiografico, si diceva, ma non nell'ambientazione come sta visto, ma nelle tematiche. Nelle tematiche che di fatto, poi se uno legge il libro, sono svariate.
E un pochino già si percepiva da queste prime pagine, una delle tematiche è la ricerca di una propria strada, la ricerca di chi siamo, del proprio posto del mondo, aiutati dagli amici. Gli amici in questo caso ne vediamo uno, un gatto, uno della famiglia di questi gatti, molto diverso dall'altro fratello che poi si conosce nella storia, e che fa parte di un gruppo ristretto di amici molto diversi fra loro, che ogni tanto si ritrovano e fanno delle riunioni clandestine, perché di fatto a Mandarchiria non è previsto che si possa fare appunto dei piccoli club, dei piccoli circoli, e ognuno deve seguire per l'appunto la propria strada. E questo gruppo di amici cercherà di scoprire chi e cosa ha creato questa visione, una visione di ombre, di deserto, di calore, che però sembra veramente pendere una spada di Damocle su tutto il paese. Quindi ci sono questi due giorni di torpore dopo questa visione, in cui poi nessuno si vuole più chiedere che cosa è successo, ma questi amici, questo gruppo di amici capitanati da Malinda, faranno ricerca. E quindi è di fatto la storia, il racconto di questa ricerca all'interno delle varie famiglie del villaggio. E poi non posso anticipare troppo, ma insomma posso già dire che la ricerca di ciò che fa paura, cercandolo negli altri, è una ricerca che per forza di cose è fallimentare. In realtà il messaggio è un po' che bisogna cercare ognuno dentro noi stessi per trovare la strada, ma anche trovare le ombre. Qui si parla di ombre, e quindi sarà un doppio binario di ricerca, un pochino diciamo noir all'interno del villaggio, e poi una ricerca che ognuno dei membri di questo gruppo di amici fa dentro se stesso. E poi ci sarà, forse anche ogni lettore, che alla fine tira, diciamo, la morale della favola, ognuno si può fare la sua. Sì, infatti il finale non è aperto nel senso che si dà una spiegazione a quello che succede, è aperto nell'interpretazione, nel messaggio, diciamo. Posso chiedere una cosa, ma è adatto a adolescenti, essendo stata scritta da un adolescente? Allora, io all'epoca chiaramente non ci pensavo, perché era un mio modo di esprimersi. Una delle visioni da adulto che ho avuto è che secondo me potrebbe essere adatto. Adolescente nella fase un po' post, quindi per l'appunto dai 16-17 anni in poi, perché alcune tematiche magari non verrebbero capite, però secondo me assolutamente sì. Infatti in una delle presentazioni che ho fatto a Pistoia, con lei che appunto mi presentava, eravamo insieme insomma a interrogarci un po' sul libro, è una insegnante ormai in pensione che voleva fare un progetto e proporlo alle scuole superiori, perché effettivamente pone un pochino dei quesiti. Fra l'altro questo dell'amicizia è uno che sento molto mio, perché diciamo che io a 17 anni, come forse un po' tutti noi, mi sentivo parte di piccoli gruppi, no? Non so se era così anche per voi, ma penso di sì, e non so se oggi, visto che i miei figli sono più piccoli, quindi non so l'esperienza diretta, ma a 17 anni ci sono un po' i gruppi, no? Ci sono quelli che per l'appunto sentono un certo tipo di musica, io sentivo musica rock, musica di Seattle, quindi certi mi vestivano in un certo modo ed ero ghettizzata rispetto ad altri che erano invece vari gruppi. Esatto, c'erano tante tribù e c'erano i vari gruppetti. Nel gruppo di amici, e quindi i protagonisti, assieme ad Alma, sono tutti insieme in questa ricerca, sono molto diversi tra loro. C'è una persona, una donna anziana, c'è una lucertola, ci sono dei gatti, c'è uno che si chiama il famelico, un altro che si chiama il cupo, c'è un musicista di strada, cioè ci sono tante tipologie di personaggi, e io ho voluto proprio rendere possibile un'amicizia fra degli elementi così diversi. Quindi mi sono divertita all'epoca a inventare una cosa che assolutamente non vedevo succedere, ma a farlo accadere, quindi a trovare un gruppo, era un po' un sogno di poter essere tanti diversi, ma tutti insieme, soprattutto in una fase di ricerca, ognuno cerca chiaramente delle cose diverse, perché il ragazzino cerca una cosa, il ragazzino cerca un altro, ma come dire, ci si può un pochino trovare nella ricerca. Ma quando l'hai scritto a 16-17 anni, l'hai scritto, non credo che tu pensassi alla pubblicazione del romanzo, l'hai scritto per te, l'hai scritto perché volevi far leggere ai tuoi genitori o ai tuoi amici? Qual è stato
la molla che ti ha fatto. Sì, l'ho scritto innanzitutto per me, perché appunto anche se non è in forma di diario. Diventa un diario, più diario di quello. Beh, anch'io tenevo un diario sempre da bambina proprio, quindi comunque il dover mettere su carta, proprio scritto a mano su carta, almeno poi trascrivere e prima ancora di là, diciamo, della fase di correzione di bozze. Lo scrivere e mettere su carta quello che avevo dentro e quello che vedevo è sempre stata un'esigenza, innanzitutto mia, quindi per me, per passare momenti difficili, per cercare delle spiegazioni e il creare mondi diversi. Io l'ho sempre sentito anche all'epoca come terapeuta, e lo è tuttora, cioè, nonostante adesso sia una persona adulta, con tutta un'altra vita, inventare storie e far dire a dei personaggi cose che magari io mai direi in vita mia. Oppure fargli proprio pensare in maniera diversa da me è un modo per tirare fuori forse anche delle parti di me stessa che conosco. Quindi per me scrivere ha sempre questa valenza. È bello anche sentirlo interpretare da qualcun altro a voce alta, perché lo sente ancora diverso. Quindi alla fine scrivere serve innanzitutto a noi, e poi la cosa che ho visto un pochino da la volontà era che si poteva anche far leggere a qualcun altro. Quindi io non ho mai, cioè, sognavo forse da adolescente di poterlo pubblicare, ma è una cosa assolutamente non possibile. Poi praticamente mi sono fatta aiutare da una professionista che fa editor per professione, per diciamo rimettere insieme alcune parti che non mi tornavano, dargli una lettura. Ed è stata lei, Cecilia Rosigliano, che mi ha detto: senti, sono una parte della scuola pubblicata. Io ero totalmente allibita e non sapevo da che parte di farmi, perché non facendo parte dell'ambiente non avrei saputo da dove iniziare. Lei a quel punto mi ha consigliato alcune idee, insomma, impaginazione, di suddivisione del libro, e poi l'ha proposto ad alcune editrici, che poi è andata quella resa. Senti, il titolo Vuoto fino all'orlo, come nasce? Il titolo è l'ultima cosa che ho deciso. I titoli me ne sono sempre venuti in mente tanti, e fra l'altro a 17 anni non c'era il titolo. Non avrei saputo. Quindi il titolo è frutto della Samuela di Ora. Esatto, sì. È stata proprio l'ultima cosa, un po' quando si pensava alla pubblicazione c'erano dei tempi un pochino più stretta, avevo proposto diversi titoli, tra l'altro non mi ricordo nemmeno quali erano gli altri, proprio cancellati, però posso fino all'orlo l'ho sentito mio quando poi mi è venuto in mente, perché chiaramente è un po' nel paradosso, no? Il genere qualcosa, il recipiente è pieno fino all'orlo, qui da una parte il protagonista, Marilda in primis, è pieno fino all'orlo, ma di voglia di cercare di andare oltre, di fare, e quindi un po' di vuotezza, cioè lui si sente vuoto, ma si sente anche di avere funzioni per quello, quindi di questa realtà che gli sta stretta. È pieno del vuoto. È pieno del vuoto, quindi poco fino all'orlo riesce secondo me a essere abbastanza. Cosa ti piacerebbe che commentassi un lettore che legge il tuo libro? Legge il tuo libro, arriva alla fine e dice? E dice che qualche cosina di scomodo adesso sente, cioè arrivata all'ultima pagina mi piacerebbe che chi lo ha letto si sentisse un pochino scomodo e cercasse un'altra posizione sulla sedia, diciamo così, che si chiedesse un pochino se nella sua vita va tutto come dovrebbe andare, oppure se magari una piccola fuga, una piccola deviazione dalla strada principale forse è il momento di farlo. Quello di prevedere. Sì, quella che oggi va molto di moda, no? Dire che fa bene uscire dalla comfort zone, si parla di questo comfort zone, che poi la vita è sempre sui soliti binari, no? Ecco, mi piacerebbe che sentisse la voglia di provare a fare qualcosa di diverso. C'è qualcuno del pubblico che ha qualche curiosità, che vuole chiedere qualcosa di particolare sui libri, su film autrici? Diciamo che alimentiamo un po' il salotto. Io sono una persona che ha 83 anni, per cui viene da acciacchi, tra l'altro, acciacchi grossi, piccoli, ecco questo. Io ho sempre pensato e voluto scrivere un libro, sempre, ma fin da piccolina, da 10 anni. Forse perché ho passato una vita talmente
piena, però sarebbe un libro che chiede sentimenti buoni, e lo leggerebbe anche volevo. E quelli che magari oggi non sono più della metà, io ormai non ho vissuto abbastanza. Mi sarebbe piaciuto, ai 15 anni come lei, avevo scritto delle pagine del mio paese, di non più i miei genitori, perché non lo non riavevo 10 mesi, mi papà aveva 6 anni, e passò la guerra, 8 figli, e ecco, è arrivata la guerra, tutte queste cose così, e sarebbe stato il mio ideale, che poi di tutto, mi disgrazie veramente, continuo, quelle da te mangiate dal libro, perché altrimenti sarebbero troppe, poi ho venuto sventati. E ho parecchie cose che mi hanno disturbato, però la mente, il fatto di dire che mi sarebbe piaciuto scriverci, non posso dire altro che mi quello che appunto si diceva di scrivere anche per te, cioè, tanto lo scrive per sé e poi e tramandare magari nel tuo caso per le esperienze, comunque per fissare anche dei ricordi. Successo durante la guerra del 1945. Qualche altro? Avete parlato, per tutte e due la mia osservazione, avete parlato di elementi biografici che li avete analizzato ambedue, se c'erano degli aspetti. E quello che io vorrei sapere da voi, voi siete molto impegnati in un lavoro anche stressante, al di là degli elementi autobiografici che è quasi naturale che ci siano più o meno sedimentati, c'è anche una parte di fuga dalla realtà del quotidiano, di questo stress che voi vivete, per cui questo scrivere è per voi un modo per allontanarvi dalla difficoltà del vostro mestiere? Diciamo che sì, è anche un modo per evadere, è come quando si legge un libro. Quando si legge un libro comunque o si guarda un film, si cerca sempre una storia per divertirsi e anche per evadere, per essere anche qualcuno di diverso di quello che non si è. Sempre adorato il carnevale in questo senso, per cui mi piace interpretare altri ruoli. Sì, sì, decisamente. Ora tuttora appunto sto continuando a scrivere, il prossimo libro uscirà a febbraio, il prossimo libro non è un seguito. Non è un seguito assolutamente, è un libro non epistolico, ma quindi è completamente diverso. Si parlerà anche di fughe, di scelte e di cammini da trovare, quindi in un certo senso alcune tematiche ci saranno. Però sta una storia, stato su una storia da mia tra i ragazzi, attorno ai 20-25 anni, e che parlerà più di scelte forse non ben condivise. Ma lo pubblichi subito o aspetti di andare in pensione? No, esce 17. Ah, questo è. Tu hai in lavorazione qualche una seconda opera? Diciamo che a me piace scrivere chiave. Non è. Questo non è un po' troppo forte, cioè io sono molto. Sono il genere fantasy e quindi. Una collana di fiabe. Ho scritte in questi anni alcune, per cui le raccoglierò. Tra l'altro recentemente ho pubblicato su YouTube una fiaba e ho messa anche i miei pupazzetti, perché piace dedicarmi anche a dei collage, quindi ho fatto tutti i pupazzetti in panno lenci e poi li ho messi a recitare e quindi ho fatto questa fiaba. Ecco, successo su YouTube. Beh, l'interattività sì, nel personaggio. Sì, mi sono divertita molto. Si intitola La Befana aiuta Babbo Natale. Questo mi ho messo il 30 di dicembre per giocare, perché a me piace giocare, mi piace fare queste cose. Quindi,
Sì, sicuramente si parla di cronica. Qualche altro curioso? Curiosa? Io, se non c'è nessun altro, volevo farmi due annunci. Allora, uno è che le autrici, per chi acquista i libri, offrono l'aperitivo qui al bar. E poi un altro annuncio era quello di un progetto che stasera volevamo presentare proprio per questa occasione, che è il gruppo di lettura. Il Circolo Camillo Protto ha deciso, propone, diciamo, e poi lo pubblicheremo anche sulla nostra pagina Facebook, propone un gruppo di lettura con delle persone che si ritrovano. La modalità con cui faremo questo gruppo verrà decisa dai partecipanti, perché si può fare in due modi: o leggere un testo tutti insieme dopo averlo letto per conto proprio e quindi commentarlo, leggere dei brani, fare delle riflessioni su questo testo, oppure proporre dei brani all'interno del gruppo di testi che verranno letti, vari, che verranno letti ognuno a casa sua e che verranno poi condivisi nel gruppo, sempre per diciamo, trovare spunti di riflessione. Per cui questo gruppo di lettura sarà una cosa molto spontanea e chi vorrà partecipare ce lo potrà dire o stasera o ce lo può comunicare nei prossimi giorni quando faremo un post per fare la proposta. E quindi ora vedremo, partirà in primavera, dipenderà dai partecipanti. Naturalmente queste iniziative sono limitate a poche persone, semmai se la cosa è interessante se ne possono fare due gruppi e speriamo che questo sia una delle tante iniziative di questo circolo che sta cercando di portare un po', di ravvivare un po' e interessare un po' la popolazione residente, in modo che possa diventare questo un punto di riferimento per i giovani, per gli anziani, per chiunque. Quindi se volete potete rimanere a mangiare la pizza con noi. Per chi non ha prenotato lo può dire a me o a Leonardo e niente, spero che tutto questo vi sia piaciuto. Se volete si possono leggere altri brani, se no le nostre colleghe rimarranno qui a scambiare qualche parola. E inoltre, oltre ai libri, Daniele, che è molto, come avete visto, è molto bravo, io gli farei un altro applauso per questa presentazione. Ha portato dei CD dove lui recita alcuni brani e sono molto belli. Io l'ho invitato a portarli perché l'ho ascoltato, l'ho anche regalato. I suoi CD sono fantastici, sono delle letture molto belle, molto appassionate. E voglio ringraziare anche Francesco Matteini, che è stato simpaticissimo come sempre e cordiale. E niente, vi aspettiamo di là, io vado a preparare l'aperitivo. Grazie.